Chiaramente ci dispiace molto che il referendum non abbia raggiunto il quorum. Credo che sia stata una scelta perseguita da molti. Io credo che non fosse che rispetto a questo obiettivo, diciamo, anche la data delle elezioni, 12 giugno, così tardi, così in avanti, sia stata una scelta voluta per tentare di far mancare il quorum al referendum. Su questo, diciamo, soprattutto i promotori del referendum dovrebbero, insomma, interrogarsi anche rispetto al governo che ha indetto queste elezioni per il 12 giugno, con tra l'altro ballottaggi che saranno il 26 di giugno, per cui capite bene quanto si abbia voglia di favorire la democrazia. Ci dispiace per il quorum, ovviamente, dicevo perseguito anche perché comunque trovo abbastanza discutibile che nell'ultimo mese quasi da nessuna parte si ritenesse di parlare di questi quesiti referendari. Sono contenta del fatto che i dati dicono che gli elettori di Fratelli d'Italia hanno seguito le indicazioni del partito, sia partecipando al referendum. Vedevo ieri un dato in forza del quale gli elettori di Fratelli d'Italia erano i più, diciamo, massicci nella presenza nel voto referendario, e anche nelle indicazioni che abbiamo dato. Questo è abbastanza verificabile, perché voi sapete che noi eravamo l'unico partito che diciamo, teneva una posizione che non era tutta per 5 sì, noi votavamo 2 no e 3 sì, e i dati, come vedete, ci sono, perché mi pare che i due referendum, quello sulla custodia cautelare e quello sulla legge Severino, sul quale Fratelli d'Italia ha dato indicazione di votare no, i dati siano sopra il 40% del no. E quindi siamo contenti che i cittadini abbiano, diciamo, come sempre, anche in questo caso, seguito la nostra indicazione sia di andare a votare e anche, insomma, di come votare. Credo però che, diciamo, nella mancanza di quorum si tradisca anche l'idea che gli italiani chiedono alla politica di fare il suo lavoro. È vero, e io rivendico il fatto, ed è giusto, che per noi sarebbe stato molto importante avere, insomma, una mobilitazione significativa degli italiani su un tema come la giustizia, per far capire che la giustizia ha bisogno di essere riformata. Però i temi molto tecnici dei quesiti certo non aiutavano, per cui probabilmente quello che gli italiani vogliono dirci è: la politica si assuma le sue responsabilità, perché queste sono materie del Parlamento della Repubblica. Poiché tra i promotori del referendum, trasversalmente, se si va a guardare, potrebbe esserci una maggioranza nell'attuale Parlamento su alcune delle questioni che sono state poste ai referendum, mi riservo e ci riserviamo di portarle nella sede propria, queste proposte, che è la sede del Parlamento della Repubblica Italiana, e di chiedere ai partiti che si sono mobilitati per il referendum da una parte e dall'altra di dimostrare che ci credono e votarli. Così la politica fa il suo lavoro e cerchiamo di dare delle risposte ai cittadini.